dopo aver visto le prestazioni delle pompe, le loro caratteristiche, vediamo oggi una cosa molto interessante: la definizione dei numeri adimensionali. Qual è il vantaggio di definire dei numeri adimensionali? Il fatto di definire numeri. Allora, dopo aver visto le curve di prestazione e le curve caratteristiche delle pompe, che come abbiamo visto dipende da tutta una serie di fattori, per cui ogni pompa, per esempio questa, ogni pompa ha la sua curva caratteristica, quindi teoricamente per ogni macchina dovrei di fatto avere una curva caratteristica. Questo, mi capite, crea un problema. Le pompe abbiamo visto finora, quindi hanno una curva per ogni pompa, quindi ogni pompa sicuramente ha la sua curva caratteristica. Questo, come capite, può essere un primo problema, vero? Quindi basta cambiare un parametro geometrico della pompa, questa comporta automaticamente una variazione delle sue curve caratteristiche. Allora, l'obiettivo di questo argomento che facciamo oggi è quello proprio di toglierci da questo problema, cioè determinare quelle che si chiamano numeri adimensionali. Adimensionali perché non hanno una dimensione fisica, cioè sono il rapporto di alcune grandezze geometriche e caratteristiche della pompa. Per cui, come vedremo, grazie a questi numeri adimensionali, va bene? Se le pompe rispettano, come vedremo, due condizioni, noi abbiamo una sola curva caratteristica, e attraverso la messa in relazione dei vari numeri dimensionali possiamo determinare le caratteristiche specifiche di ogni pompa. Chiaro? Quindi questo permette di scegliere pompe aventi numeri dimensionali uguali, adimensionali uguali, e questo permette ovviamente di poter ragionare in termini di similitudine, non in termini di individualità. Chiaro? Le condizioni perché possiamo creare numeri adimensionali sono queste: le famiglie che appartengono alle pompe, che hanno gli stessi numeri adimensionali, devono avere queste caratteristiche. Allora, sono pompe geometricamente simili. Va bene? Cosa vuol dire geometricamente simili? Tra le due macchine esistono delle identità geometriche rappresentate dagli angoli delle pale, cioè da come sono orientate le pale rispetto ai flussi d'ingresso. Chiaro? Quelle si chiamano triangoli di velocità. Si chiamano triangoli di velocità perché noi abbiamo all'ingresso delle pale due velocità, abbiamo la velocità di ingresso e la velocità di rotazione, che generano una velocità relativa, quella con cui il fluido tocca la pala, chiaro? Una somma vettoriale di due vettori, il vettore rotazione e il vettore della velocità di ingresso del fluido. Quindi il fluido, quando tocca la pala non rispetto alla velocità assoluta, che è quella rispetto a una cosa fissa, ma rispetto a un oggetto che gira, chiaro? E quindi ha un angolo, forma un vettore risultante che ha un'incidenza più o meno grande con la pala, ed è proprio l'incidenza che fornisce al fluido l'energia cinetica, che trasferisce l'energia cinetica della pala all'energia cinetica del fluido, chiaro? Quindi lo energizza, chiaro? Quindi devono avere angoli delle pale simili, va bene? E rapporti principali della turbomacchina, ovvero: quali sono le caratteristiche principali della turbomacchina che devono avere simili? Il rapporto tra diametro della girante e larghezza della cassa. Chiaro? Quindi tra la parte che gira, il diametro della girante e il diametro della parte fissa. E il rapporto tra il diametro della girante e larghezza della. Quindi, se due pompe hanno lo stesso rapporto tra la larghezza, il diametro della girante e il diametro della cassa, il che vuol dire non che hanno lo stesso diametro, hanno lo stesso rapporto. Quindi uno può avere il diametro doppio dell'altra, purché abbia anche la massa il doppio dell'altra. Chiaro? L'altro elemento di similitudine è l'andamento della corrente in ingresso e di uscita della girante sia simile. Per esempio, assiale, assiale, va bene? O radiale, radiale. Uguale regime di moto. Cosa vuol dire regime di moto? Hanno lo stesso numero di Reynolds, e questo lo sappiamo. Il numero di Reynolds, vi ricordate a cosa dipende? Dipende dalla viscosità del fluido, dipende dal diametro, dipende dalla densità e dipende dalla velocità media d'ingresso. Ok? Scusa?
Sì, vabbè, questo anche, però in questo specifico caso non ti serve per capire se il moto è turbolento o laminare. Devono avere lo stesso numero di Reynolds, chiaro? Numero di Reynolds. Quindi il rapporto fra densità, diametro, velocità media, fratto, la viscosità cinematica, deve essere uguale. Chiaro? Quindi uno può avere velocità maggiore, ma diametro minore, per cui il rapporto è lo stesso. Il numero di Reynolds è lo stesso. Va bene? Ovviamente, siccome si calcola il diametro della girante e la velocità del fluido, devono essere riferiti allo stesso punto della macchina. Perché chiaramente variando il punto della macchina, o è l'ingresso, o è l'uscita della girante, dobbiamo prendere due punti analoghi. Perché ovviamente tra ingresso e uscita il numero di Reynolds cambia. Chiaro? Quindi due punti omologhi. Va bene? Che materiale? Materiale. Matematica. Scommette matematica. Tutte le materie. Ma che cos'è quello? Matematica. È l'unico più utile. Allora, in questo caso le due pompe hanno lo stesso rendimento, lo stesso andamento del coefficiente dimensionale, cioè ci può definire un coefficiente dimensionale per cui due pompe che hanno queste tre caratteristiche uguali hanno lo stesso numero dimensionale. Chiaro? Il fatto di avere lo stesso numero dimensionale cosa vuol dire? Vuol dire io ho un andamento come questo sopra, dove non avete i valori assoluti, ma avete i valori adimensionali, per cui posso rilevare il valore adimensionale della potenza rispetto al valore adimensionale cinematico del numero di giri e in base al numero adimensionale, in base alle caratteristiche specifiche della pompa, rilevare il valore specifico, il valore assoluto della pompa. Chiaro? Qui vedete, avete il coefficiente di portata. Se hanno lo stesso coefficiente dimensionale, posso, in base al diametro della girante, capire che tipo di portata ha quella pompa lì. E per quella portata posso rilevare, per esempio, la pressione. Questo è il coefficiente dimensionale della pressione, dove abbiamo la prevalenza H, che come sapete è in stretta relazione con la prevalenza. Ok? Poi abbiamo il coefficiente di potenza, che è la potenza fratto sempre le caratteristiche geometriche della macchina: densità, numero di giri, diametro alla quinta. Ok? Chiaramente, se voi andate a vedere dimensionalmente, questi rapporti non hanno un'unità di misura, ma è un numero puro, se no non sarebbero adimensionali, vero? Questo comunque ce l'avete nel libro, è inutile le prendete poi. Sono anche abbastanza complesse, come sapete, non le dovete sapere a memoria, dovete saperle usare. Va bene? E come vedete, sulla parte se destra avete un grafico che mette in relazione i tre numeri adimensionali con il numero adimensionale che è legato all'aspetto cinematico, che ora vedremo. Ok? Quindi non è più legato, come vi ricordate, le pompe abbiamo visto l'altra lezione, era relazionale alla portata. Chiaro? Questo qua. Questa qui era in relazione alla portata. E qui avevamo le tre caratteristiche: prevalenza, rendimento e potenza. Al posto di queste tre abbiamo il coefficiente dimensionale della portata, il coefficiente dimensionale della pressione e il coefficiente dimensionale della potenza. Questi tre coefficienti ci danno le tre grandezze che sono in relazione a questo grafico. Quindi il coefficiente di portata, non più la portata, il coefficiente, in relazione ai numeri dimensionali della pressione e della potenza. Come detto, il rendimento, che è già un numero adimensionale, è di per sé un valore che è già definito. Va bene? Quindi, se io prendo una pompa che ha 0,10 di numero adimensionale di portata, trovo il numero adimensionale della potenza, trovo il numero adimensionale della pressione, trovo il suo rendimento. Quindi, se una macchina ha questi valori singolarmente diversi, ma in rapporto uguale, ha le stesse rendimento. Chiaro? Scusami,
qui tu c'è la portata fratto, il numero di giri e diametro. Se tu puoi avere una portata IA, 10 di portata, una pompa IA, 10 di portata, 2 di numero di giri, 1 di diametro. Ma tu puoi avere la stessa pompa che ha 100 di portata, numero di giri e diametro, in modo il rapporto perché è uguale a quello di prima. E ti viene lo stesso rendimento. Chiaro? Cos'è proprio quella lettera che assomiglia un po' a un'altra? Eh? Quella lettera che assomiglia a un'altra, davanti alle formule, Qui? dei coefficienti. Sì. H1 assomiglia all'altra. Questo? Quella Questa è la prevalenza. Non è H1, H2, è H. a sinistra. Questo è un numero dimensionale. Sono i famosi numeri dimensionali. Va bene? Ah, è la lettera un pi greco. È un pi greco. Ok? Questa cosa l'avete chiara, ci sono poi gli esercizi Ma si può dare tutte che hanno queste caratteristiche. Tu le puoi usare in tutte le pompe che appartengono alla stessa famiglia, che appartengono alla stessa famiglia devono avere queste caratteristiche. Chiaro? Mi torna? Quindi, a monte di questo, c'è il fatto di appartenere alla stessa famiglia. Questo, soprattutto negli uffici di progettazione, è un grandissimo ritrovato questo. Perché voi immaginate un ufficio di progettazione, a progettare una macchina. Va bene? A un certo punto il cliente gli dice: no, io voglio una macchina che ha una potenza diversa, oppure una portata diversa. Allora lui che fa? Costruisce una macchina simile a livello geometrico. Quindi assiale uguale, per esempio, va bene? Con le pale inclinate in un certo modo, uguale. Poi che fa? A livello geometrico fa l'effetto scala. Prendi il numero dimensionale uguale a quella di prima, fa tornare il diametro, il numero di giri e la portata perché torni come quella di prima. Quindi, se io ho già una pompa che funziona, ne prendo una simile che ha l'angolo di ingresso uguale, lo stesso flusso radiale, chiaro? Prendo il coefficiente di portata sia uguale, quindi se voglio questo maggiore andrò a far crescere o il numero di giri o il diametro a scelta mia, affinché il rapporto venga uguale e la pompa mi dà le stesse prestazioni di portata. Mi torna? Diciamo. Quindi con un unico progetto io poi posso progettare un'infinità di pompe, senza doverle tutte le volte ricalcolare con le caratteristiche. Se non avessi questo, tutte le volte io devo progettare una pompa, devo fare una pompa e poi andare a vedere le caratteristiche specifiche della pompa progettata. Sarebbe un lavoro enorme. Dovrei fare similitudini caso per caso. Invece lì che fo? Fo tutte pompe uguali, con le stesse caratteristiche, uguali vuol dire le stesse caratteristiche di similitudine, angoli di incidenza, rapporti fra le assi, numeri di Reynolds uguali. Quindi modifico il diametro andando però a ricercare lo stesso numero di Reynolds, con cosa? La velocità media di ingresso, perché la densità non la posso cambiare, la viscosità non la posso cambiare se il fluido è lo stesso, quindi vado a cambiare la velocità di ingresso affinché il numero di Reynolds venga uguale se aumento il diametro. Ci siamo? Oppure mi cambia il fluido, mi cambia la densità, mi cambia la viscosità cinematica, vado a trovare il diametro e la velocità del fluido e mi dia lo stesso numero di Reynolds. E quindi ho la stessa pompa, apparentemente, con lo stesso numero dimensionale. Ci siamo? E questo a livello di progettazione all'ufficio tecnico gli risolvo una barcata di problemi. Perché con un calcolo matematico più minimo lui riesce a riprogettare una pompa simile che però ha diametro diverso, che ha caratteristiche diverse. Ci siamo? Bene, queste sono cose N buone. ne hai un registro Scusa? C'è N il N numero di giri, è minuto. Chiaro? Quindi agisco sull'uno o sull'altro a seconda delle mie esigenze. Agisco sul diametro, agisco sul numero di giri. Se, come vedete, per esempio, se voglio più portata, devo agire o aumento l'uno o aumento l'altro. Il rapporto diametro alla terza è numero di giri. Quindi, Ma eh? il diametro è quello che fa. Si è detto prima, quello di ingresso è il diametro generale. Per
Però se aumenti il diametro della girante, devo poi rispettare il diametro della cassa, che deve stare nello stesso rapporto della famiglia, perché la famiglia è definita, cioè a monte di questo grafico ci sta queste tre caratteristiche. Ora qui non è riportato, no? Per poter appartenere a questo grafico, le pompe devono avere queste tre caratteristiche simili. Chiaro? Ci siamo? Bene, qui poi ci sono gli esercizi, ma con la formula sono abbastanza semplici. Ah, poi abbiamo un'altra cosa. Oltre al diametro geometrico, quello diciamo conosciuto, esiste un diametro specifico. Allora, a cosa serve il diametro specifico? Il diametro specifico vi dà un'indicazione immediata sulla capacità che la pompa ha di scambiare lavoro, sull'efficienza. Va bene? Perché come abbiamo visto prima, noi potevamo agire sul diametro o sul numero di giri. Chiaro? Questa formula però ci dà un'ulteriore indicazione. Ti può dire, il diametro non lo facciamo crescere a caso, facciamolo crescere in modo che sia massimo il lavoro specifico che la pompa trasferisce. Perché se questo diametro specifico è più alto, cosa vuol dire? Vuol dire che a parità di diametro la pompa ha una maggiore capacità di fornire, di energizzare il fluido stesso. Mi torna? Quindi è più prestazionale. Scusa? Scambia maggiormente il lavoro. Quindi ha una maggiore capacità di trasferire l'energia cinetica del rotore all'energia del fluido. E questo è fondamentale. Chiaro? Quindi esiste altri numeri come diametro specifico, che mi danno un'indicazione non prestazionale, cioè, o meglio, sempre prestazionale, ma che mi dicono la capacità della macchina, della turbopompa o della pompa di scambiare lavoro. Chiaro? Infatti, GH è il lavoro ricevuto dal fluido, vero? Bene. In base a una certa portata io voglio ottenere, ok? Sono sempre dimensionali questi. Sono sempre numeri di dimensione. Ora, questo vorrei fosse dimensionale, bisognerebbe fare la prova. Si può anche fare, guarda, non è che ci vuole tanto. Se avete un po' di destrezza sulle unità di misura, non è che ci voglia allentarsi. Dovrebbero essere adimensionali, però per sicurezza lo verifichiamo. Allora, questa è una cosa che voi, se imparate, è bene lo facciate sempre la verifica dimensionale, perché con la verifica dimensionale vi fa capire se avete almeno a livello qualitativo operato bene. Questo è in metri. No, questo comunque può essere dimensionale perché c'è una potenza. Serve per verificare se ti ho fatto bene. Se te tu devi trovare un diametro, una formula, e ti viene non un metro, ma ti viene un'altra cosa, tu sbagli la formula. Ora, questo non può essere adimensionale perché c'è 0,25, automaticamente è dimensionale, non c'è bisogno di farlo. Va bene? O almeno si può provare, ma metri, poi viene G è metri fratto secondo quadrato per metri. Fratto la portata che è metri cubi fratto secondi tutto elevato alla radice, quindi elevato a un mezzo. Questo elevato a un quarto, perché è 0,25. Quindi abbiamo metri, questo è fratto metro alla seconda, quindi metri a un mezzo, fratto metri quadri. Non è banalissimo farlo, e questo è. Eh? No, in effetti non è facile, non ti capisco. Non è assolutamente facile.
Non è assolutamente facile. E comunque non è adimensionale, va bene? Questo poi si fa con le potenze, si guarda dove viene. Va bene? No, proprio perché è una cosa di misura abbastanza complessa. Comunque non è adimensionale, va bene? Ah no, eccolo qua. Ti dice invece un numero puro, vuol dire sbagliare a fare qualche passaggio. E metri fatto metri. Ah, perché ci ho messo di davanti. No, io ci ho messo la cosa di D. Comunque, vabbè, è un numero puro, lo dico, senza dimensioni, come tutti gli altri che facevo. In effetti, i numeri dimensionali devono essere adimensionali perché non devono dipendere dalla dimensione, va bene? Ok? Come vedete, però, questo numero qui è un numero indipendente dal numero di giri. Questo che ti permette di fare? Ti permette di ottimizzare il diametro secondo questa grandezza e poi di far tornare il numero di giri affinché torni il numero dimensionale simile. Chiaro? Avete capito il concetto? Siccome il numero dimensionale c'ha entrambi, io cosa faccio? Ottimizzo il diametro perché abbia il numero dimensionale e porta il massimo rendi. Chiaro? Quindi stabilisco il coefficiente di portata con il massimo rendimento. Lo metto qui. Chiaro? Poi progetto il diametro affinché abbia il massimo diametro specifico. Poi faccio il numero di giri affinché il diametro specifico sia massimo. Va bene? E che il numero dimensionale rimanga lo stesso. Ci siamo? Ok. Qui vi metto in relazione le due pompe. Come fanno due pompe ad avere lo stesso numero di caratteristiche? Questi sono rapporti e devono avere uguali, va bene? Y e Vb. Chiaro? Questo vuol dire che abbiano lo stesso numero di caratteristiche, va bene? Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che il rapporto delle portate deve essere in funzione del rapporto dei diametri del cubo e del numero di giri. Che il rapporto delle prevalenze deve essere in funzione del rapporto del numero di giri al quadrato e del rapporto dei diametri al quadrato. Che il rapporto delle potenze deve essere uguale al rapporto di densità per il rapporto del numero di giri alla terza e per il rapporto di diametri alla quinta. Rapporto del numero di giri. Chiaro. Questo è il rapporto della potenza. Va bene? Allora, qui fa vedere in base al tipo di famiglia, se radiale, misto o assiale, qual è il valore ottimizzato del diametro specifico. Va bene? Cioè, vi fa vedere come il diametro specifico ottimizzato per le pompe radiali è sulla parte alta. E qui vi fa vedere qual è il numero di giri ottimizzato per avere un diametro specifico ottimizzato. Quindi questo lo potete vederlo come campo di funzionamento delle pompe. Chiaro? Ci siamo? Perché che cos'è omega S? Omega S lo definisce qua. Mi sembra che lo definisca, vediamo se lo definisce. Ah, l'ho saltato, scusate. Eccolo qua. Omega S è la velocità specifica, va bene? Anche questo è un numero dimensionale. Ed è il rapporto definito come l'omega vero, quindi la velocità di rotazione radiante al secondo, in funzione della portata fratto gh elevato a 0,75. Questi sono tutti i numeri. E g, h è la prevalenza e g è l'accelerazione di gravità. È sempre un altro numero adimensionale che, come vedremo di là, in funzione dell'ottimizzazione del diametro specifico, ti dà l'omega specifico e in funzione dell'omega specifico ti permette di calcolare l'omega ottimizzato di funzionamento della pompa.
Alla 0,75 c'è scritto. Sì, ma questo deve venire il libro comunque, che non state a... L'importante è capire il concetto, va bene? Dove H è ovviamente nel caso della turbopompa è la prevalenza manometrica, va bene? Manometrica, sì. Qui volendo qui fa vedere come lui dice la velocità specifica si trova facendo il rapporto dei numeri dimensionali opportuni. Comunque si fa in modo di eliminare il diametro, va bene? Si fa in modo che alcuni di questi numeri dimensionali non dipendano da alcuni parametri geometrici. Perché? Perché almeno li liberi da quel vincolo. Quindi puoi ottimizzare questo indipendentemente dall'altro. E poi ottimizzi l'altro in funzione ad altre caratteristiche, per esempio o la portata o la potenza. Se invece tu hai tutte e due insieme, il rischio è che l'uno influenzi l'altro. Invece in questa maniera, qui il diametro non dipende da omega s. Quindi te che cosa fai? Tu hai il diametro specifico. Chiaro? Che è una conseguenza dell'omega che hai precedentemente determinato. Quindi ottimizzi il funzionamento di una macchina prendendo l'ottimizzazione del DS, in funzione dell'ottimizzazione del DS prendi l'ottimizzazione dell'omega S, in funzione dell'omega S determini il numero di giri effettivo della pompa. Chiaro? Tutto questo lo fanno in una fase di progettazione senza dover conoscere tutte le caratteristiche, ma facendo una macchina che abbia in similitudine quelle caratteristiche che abbiamo visto prima. Va bene? Quindi avendo come unico vincolo queste tre caratteristiche. Ok? Quindi dalla scrivania con delle curve, che chiamate famiglie adimensionali delle curve, e poi progettare una macchina senza ricorrere assolutamente a dover conoscere o dover fare sperimentalmente tutta una serie di prove. Quindi determinarla quasi in maniera analitica. Ok. Ora, questi numeri dimensionali non li dovete sapere a memoria, li avete dietro, li dovete sapere usare, va bene? Allora, qui vi spiega l'obiettivo. In molti casi, ma questo lo vedrete in tante cose, voi fate energia, sapete benissimo l'importante del rendimento, vero? Perché è importantissimo il rendimento? Questo l'abbiamo detto tante volte. Perché fra tutte le caratteristiche geometriche, prestazioni, fra tutte le curve di prestazioni, prevalenza, potenza, rendimento, perché il rendimento è quello più importante di tutti? Perché quello si sposa perfettamente con l'aspetto economico energetico. Cioè una macchina a un rendimento maggiore sfrutta il massimo l'energia disponibile e quindi riduce al minimo l'inquinamento. Tutto ciò che ha rendimento basso impiega una grande quantità di energia per produrre un lavoro meno efficiente. Se molte volte questo poi passa attraverso l'uso della combustione, che è uno degli elementi per produrre energia più comune, è chiaro che vuol dire aumentare le emissioni di inquinanti per ottenere lo stesso lavoro. Perché il rendimento è quanto lavoro ottengo in funzione di quanta energia spendo. Quindi se per ottenere insomma, meno rendimento, per ottenere lo stesso lavoro devo spendere più energia. E se lo spendo più energia, metto più inquinanti. E quindi spendo anche più soldi. Ora, in alcuni casi può essere un elemento non determinante solo, perché magari ciò che produco è talmente redditizio che non me ne frega nulla. Se voi prendete gli impianti petroliferi, quando è il momento c'è richiesta di petrolio, fanno lavorare le macchine anche in condizioni di, non a regime, non di rendimento massimo, ma di massima prestazione, perché in quel momento produrre il petrolio ha un valore estremamente superiore
anche all'eventuale aumento dei costi di energia per proteggere le strade. Chiaro? Cioè, quando il petrolio costa 49 dollari al barile, sto attento anche all'aspetto del rendimento, ma quando il petrolio costa 100 euro al barile, non me ne frega nulla se produco a un rendimento minore, l'importante è produrre. Chiaro? Ovviamente la conseguenza di tutto questo è l'impatto ambientale maggiore. Chiaro? Però lui dice in linea di massima, quando si produce una macchina, il punto di riferimento che ci mettiamo è di produrre una macchina al massimo rendimento, come ve l'avevo detto prima. Va bene? Quindi, come fa avere il massimo rendimento? Vado a scegliere i tre numeri dimensionali che hanno il massimo rendimento e vado a progettare la mia macchina mettendo in relazione l'omega S, il DS, in modo da ottimizzare il lavoro specifico in funzione dell'omega specifico, che però mi dà il numero dimensionale cercato perché voglio avere il massimo del rendimento. Chiaro? Ci siamo? Quindi, per esempio, scelgo il diametro che abbia massimo, che abbia quel numero dimensionale che ha massimo rendimento, poi con quel diametro vado a ottimizzare il diametro specifico e il numero di giri. Ok? Bene, qui vi fa vedere al variare il numero di giri, in base alle tre tipologie di pompe che conoscete, come si ottimizza il rendimento in base all'omega S. Può essere anche questo un punto di partenza. Parto dall'omega S che ha massimo rendimento in base alla famiglia d'appartenenza. Chiaramente questo lo capite bene, radiale, assiale o mista è una delle tre caratteristiche di similitudine. Ci siamo? Mi seguite? Cioè non potrò mai avere nella stessa famiglia di similitudine una radiale o un'assiale. Ci siamo? Ci siamo? Motivazione sotto è quella che c'è scritto qui. Si è detto che per essere della stessa famiglia aveva queste tre caratteristiche. L'andamento della corrente all'ingresso e all'uscita è radiale, assiale, mista. Chiaro? Allora, questa è una condizione necessaria. Non è sufficiente per essere simili. Per essere sufficiente ci vorrà anche le altre due. Il rapporto diametro-assa e il discorso del numero di Reynolds. Però necessaria è che siano un radiale o assiale o miste. Una radiale o un assiale, se sono tra di loro, non potranno mai essere simili, perché viene meno la condizione necessaria. Va bene? Allora, come abbiamo detto, si ottimizza il rendimento in base all'omega S. In base all'omega S voi potete calcolare ovviamente l'omega effettivo in base alla portata che volete. In base all'omega potete poi ottimizzare il DS con la portata che voi volete. Va bene? Che come vedete questo e omega S sono indipendenti. Quindi l'ottimizzazione dell'omega S vi dà l'omega. L'ottimizzazione del rendimento in base al numero dimensionale portata vi dà il diametro perché il numero di giri vi viene da omega S. Tutto chiaro? Non mi ha capito? Se no ve lo rispiego. Se no ve lo rispiego. Allora, come opero? Ho bisogno di fare una certa portata, questa è la specifica tecnica che mi viene data. Devo scegliere quale diametro fare, che numero di giri mandare la pompa. Chiaro? Scelgo una famiglia simile a questa delle curve. Per appartenere a questa curva le pompe devono essere simili, tutte radiali, tutte assiali, tutte miste. Devono avere lo stesso rapporto, diametro d'ingresso della girante o il diametro dell'assa. Chiaro? Stesso rapporto. Una volta le macchine sono simili, cosa faccio? Ottimizzo il rendimento con il numero a dimensionale pi greco 1. Con la dimensionale pi greco 1 ho a disposizione n e diametro. L'n lo ottimizzo in base a questi altri numeri. Prendo il rendimento
a seconda di che mondo sono, prendo l'omega S, ma perché ho il rendimento massimo, vado qui, con l'omega S scelgo l'omega in base alla portata che voglio e alla prevalenza che voglio, chiaro? Una volta ho l'omega, ho il numero di giri, va bene? Con la formula. Una volta il numero di giri, torno qui. Ah, vado qui, io ottimizzo il diametro e vado ad avere massimo il diametro specifico. Chiaro? E a quel punto lo confronto con, lo metto qui e controllo che sia massimo. Il numero dimensionale. Va bene? Ci siamo? Sì, ora ci sono quelli fatti. E se la prossima volta non vi riescono, ci faranno insieme. Dove sono gli esercizi, però? Ci sono. Il libro ve li dà. Qui vi fa vedere un'altra cosa. Allora, qui vi dice. Cosa succede quando per caratteristiche voi dovete fare? Perché c'è il rischio, no? Cioè, molte volte questi numeri vi inducono anche alla scelta del tipo di macchina o del numero degli stadi. Ritorna. Lui dice: quando la velocità specifica scende al di sotto di 0,2, e lo vedi qui, il rendimento crolla. Chiaro? Allora, come si fa in questo caso? Bene. Lui dice si preferisce una macchina multistadio. Va bene? Quindi, aumentando le macchine multistadio, cosa si va a aumentare? Si va a aumentare la portata a parità di prevalenza, mettendole in parallelo, e quindi si può ottimizzare l'aumento dell'omega specifico. E quindi si rialza il rendimento. Chiaro? Per esempio, se ad esempio si può prendere una pompa centrifuga con una portata di 0,02 con una prevalenza di 100, una velocità di rotazione questa, la velocità specifica calcolata è 0,12, quindi è troppo bassa. Allora cosa si fa? Fissate un valore di omega 0,4, un obiettivo, a corrisponde la figura 17-18, un rendimento di 0,85. Abbiamo adesso ciascun stadio della pompa multistadio in grado di sviluppare una prevalenza a carico con una velocità specifica 0,4. Mentre la pompa fornisce una prevalenza a una velocità specifica, questa qua. Dividendo mezzo ambrembo, la prevalenza dello stadio vale 20 metri di onda d'acqua. Ok? Non so se avete capito il ragionamento. Non proprio. Allora, lui cosa? Lui va a creare un aumento di stadio per aumentare l'omega specifico. Quindi lui ha una funzione obiettivo, che è l'omega specifico 0,4, perché il valore obiettivo per cui il rendimento cresce. Chiaro? Lui dice, come fa per ottenere questo con quella portata? Come fa a ottenere questo rendimento con questa portata e con questo numero di giri? Va bene? Va a ridurre la prevalenza che ogni singola stazione fa. Aumento quindi l'omega S a 0,4, aumento il rendimento e ottengo la prevalenza di 100 come con il multistadio, in modo che ogni girante dia un contributo di 20 metri. Per cui mettendo più giranti insieme, di 100 lo ottengo come somma di 20 metri. Ok? Infatti 25, con 5 giranti, va bene? Ci siamo. Infatti quello dice anche. Perché io e le stadi, va bene? Quindi attraverso 5 stadi ottengo ogni stadio faccia 20 metri e ottimizzo l'omega specifico. Quindi abbassando l'H, facendo in modo che l'H diventi più piccolo, l'omega mi aumenta, mi diventa 0,4 e quindi diventandomi 0,4 mi entra una fascia di rendimento di 0,85 invece di 0,7. Ci siamo? Lo fate di Paolo.
L'importante è che facciate bene gli esercizi, vi darò questi qua, uno, questi qua li fate tutti, va bene, fino a, e spero vi riescano, fino a pagina, solo quelle tabelle, fino a pagina 404, va bene?